probabilmente si aspettano delle pipe anche come inizio. Intanto qui riceve bene da Nani, poi Vitelli prova il primo tempo, ma Kosamernik lo mura in campo. 2-0 Milano, due punti di Jan Kosamernik, tra l'altro MVP della sfida di giovedì contro Modena. Meritatissimo, tra l'altro, meritatissimo. È rimasto infuocato dopo quella... Ha provato a risaltare, esatto. Servizio di Padova, ricevuto da Urnaut non benissimo. Sbertoli comunque riesce a trovare Urnaut difeso. Allora Shoji va a cercare Vlodarčić, murato da Sbertoli, se non ho visto male, o Mosca. Adesso bravo, uno dei due. Bravo Sbertoli, è stato lui a prendere la palla perché Mosca era in scorrimento. Vlodarčić che ha provato ad attaccare giustamente sulla parallela dove c'è il muro più debole, però Sbertoli guarda come ha messo bene le mani. Quindi servizio di Mosca ricevuto da Bottolo. Shoji a cercare dall'altra parte, proprio Vlodarčić, ancora murato, ma questa volta murato out, anzi no, dentro. No, murato buona, è buona allora, la palla. Appunto Milano, vediamo se arriva il check. Arriva il check però di Padova. Vlodarčić l'ha vista fuori e allora ha chiamato il check. Esatto, Cutini chiede il check, per me era buona. Vediamo da questo replay. Sembra fuori, ma forse ha pizzicato. Davvero di un soffio, se è dentro è davvero di un soffio. Sbertoli è convinto che la palla sia dentro. Padova non sta comunque facendo cadere un pallone, non è facile il cambio palla per Milano. Qui prova ad attaccare subito Vitelli, fermato. Allora Weber cerca una palla morbida per Danani che è lì, allora è troppo facile. Poi arriva l'attacco di Stern, ma chi c'è a chiudergli la porta in faccia? Kosamernik con un bel muro invadente, 18-17. Praticamente ha toccato la riga di centrocampo il muro, quindi guardate il replay, più invadente di così non si può. Il servizio di Tine Urnaut, forte Urnaut, ma Vlodarčić risponde alla grande, poi Shoji a cercare Stern, murato in campo sempre da Jan Kosamernik. Vediamo perché potrebbe essere, cioè dall'urlo, dall'esultanza dovrebbe essere stato Kosamernik, però era messo bene anche Mar. Infatti il muro di Mar. Hai visto benissimo tu. Ha chiesto il check. Grande servizio di Patry, intanto Danani riceve grandemente, però poi Steven Mar chiude Stern, gran muro, 4-3 Milano, 4-2 scusate. Tecnicamente questo muro di Mar è meraviglioso. L'ho rivisto adesso proprio e lo rivedo ancora, come è meraviglioso, va però tanto forti, quindi dovete essere un po' più precisi, guarda che altezza ha battuto, quindi Pivotro appunto ha ricevuto bene, però arriva il muro a uno di Yuki Ishikawa su Tomček Stern e questo fa male, questo fa molto male perché muro a uno, mi ripeto, per i nostri ascoltatori, guardate il gesto tecnico di Ishikawa, spettacolare proprio. Infatti Sbertoli di nuovo al servizio, prova a forzare Vlodarčić, messo in difficoltà. Allora Danani col bagger, cerca proprio il polacco contro il muro a tre che lo ferma lì. Il muro a tre di Milano, questa volta efficace, 19-17. Ed è arrivato anche un muro per Milano da Patry. Muro a tre, molto. Kosamernik ha sicuramente più pressione addosso, infatti non batte come al solito molto velenosa, comunque ha cercato di tagliarla, però arriva il muro di Milano che funziona con la coppia Mosca-Patry e il servizio a sorpresa di Kosamernik ha funzionato. È scaturito questo punto dai 2-7, poi dopo ha un calo. Intanto gran servizio di Kosamernik, poi Sbertoli su Ishikawa fermato dal muro, Danani la tiene viva, Shoji a cercare la pipe di Vlodarčić, murato da Steven Mar e Leandro Mosca, 5-2, adesso Milano prende sicurezza. Bravo Mar, molto attento sulla pipe, è andato a fare assistenza a Mosca, muro ben chiuso e palla ritornata, bravo. Il servizio di Yuki Ishikawa che va fortissimo, mette un po' in difficoltà Vlodarčić, deve alzare Danani per Bottolo che riesce comunque ad attaccare, poi Ishikawa non colpisce benissimo, Pesaresi, buono il recupero, chiede scusa Ishikawa a Pesaresi, allora free ball regalata a Padova che prova a gestirla con Bottolo, murato in campo da Jan Kosamernik
E qui un punto che fa tanto morale, perché Padova era riuscita a mettere in difficoltà Milano e poi però l'attacco di Bottolo fermato da un muro. Sì, qui Bottolo impietrito, il bombardiere francese fa 20-10 e torna a servire. Ancora un'altra botta incredibile, Vlodarčík in difficoltà, la deve inseguire Ferrato, cerca comunque il suo compagno che però viene murato in campo da Steven Marr. Adesso bel servizio che mette in difficoltà Ishikawa, Sbertoli la deve inseguire, cerca proprio il giapponese che va con una palla morbida, recuperata qui da Casaro, adesso cercato proprio Milan che cerca un attacco diagonale contro però un gran muro di Milano che gli dice di no. Un gran muro di Mosca, un gran muro di Mosca. Tra l'altro i due ragazzi si dovrebbero conoscere perché dovrebbero provenire tutti e due. Riccardo Sbertoli ricevuto da Vlodarčík, allora Ferrato a cercare dall'altra parte esterna, murato in campo da Kozamernik e Ishikawa, 8-6 Milano. Bravo Kozamernik a tenere tutte le mani in diagonale a Stern e a prenderlo. Intanto sul 10-7 va a servire Yuki Ishikawa, va forte giapponese, tocco del nastro che inganna un po' Bottolo che poi viene servito da Danani e si becca un murone in faccia da Kozamernik. Adesso Bottolo rimane un attimo dolorante, spero sia solo per la palla sul naso e niente di più. Ok, sì, era solo per la palla sul naso, mi sono un attimo preoccupato visto quello successo no, prima. No, sai, queste palle se ti... 19-13 al servizio Riccardo Sbertoli, Vlodarčík lo riceve bene, allora Ferrato può scegliere, va da Stern, murato in campo da Yuki Ishikawa, era successo nel secondo parziale, muro a uno in campo di Ishikawa, ancora, anche questa volta, sempre Ishikawa su Stern. Bravo Yuki Ishikawa, gli ha messo le mani davanti al pallone, bella in diagonale, piano di rimbalzo verso il campo.